Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Super Mario 3D World. L'ultima volta siamo rimasti a questi due ultimi livelli che mancavano, quindi andiamo al primo, questo boss che dall'alto ci tira cose, quindi noi le scavalchiamo senza problemi. E andiamo qui a reclamare la nostra trasformazione in gatto. Qui non mi pare ci sia nulla. Andiamo di qua. Tubo. Missato. Missato malamente. Facciamo così. Ci siamo fatti coppare per pochissimo. Mannaggia, la trasformazione in gatto era veramente utile. Speriamo che ce n'è un'altra, invece no. No. Va bene. Diventiamo subito grandi. Mi sono lasciato prendere un po' dalla fretta, diciamo. Facciamo così. Semplice, ci vuole un po' di calma. Io sono un po' esagitato e devo rifare sempre tutto velocemente. E diretto gatto, No. Stavo per fare ancora, ragazzi. Ecco, lo sapevo. L'ho lasciato coppare. Qui un po' così, ma con un tantino di calma, come al solito. Tutto si risolve. Mi sono lasciato prendere. Dammi qualcosa di invisibile, tipo qui. Dai, che c'è? No, non c'è. Buono! Perché ho provato a saltargli in testa proprio nel momento in cui ho fatto apparire. Ero arrivato, devo rifare da qua. Però la stellina me l'ha data, quindi non ci sono problemi. Posso andare direttamente al traguardo. Sono davvero poche. Ok. Ma non ci credo. Neanche il tempo di prenderle mi sono lasciato già colpire. Ok. Diciamolo, easy. Easy, sono morti 10 volte. Easy. Ok, per fortuna che è finita, ragazzi. Benissimo. Livello completato. Yahoo. Punteggio 14.850. Let's go. Per fortuna, questo è un livello che mi ha dato filo da torcere. E prima di affrontare il nostro fantastico castello, andiamo a vedere un attimo cosa c'è qui, perché qui qualcosa c'è. Non mi si venga a dire che non c'è niente, perché... Perché? Strano, forse prendendo tutte le stelle, cose così. Quindi noi non le abbiamo al momento e ce ne andiamo al castello
50 stelle le abbiamo. Spalanchiamo i cancelli e andiamo a salvare la principessa Arancio. Fortezza sul mare di lava. Let's do this. Mario si butta nel castello ed eccoci qua. Ma non lo sapevo io. Dammi qualcosa. Ok. Ma non mi ha dato nulla. Lo sapevo. Per cercare di salirci sopra, quando la stellina, la moneta centrale si riesce a prendere anche senza fare alcunché. Ottimo. L'abbiamo ringranato. Oh, attenzione. Passiamo sotto il magma. Andiamo sotto il magma. Entriamo in questo boss. Ma perché l'ha lanciata così in alto? Ah, qui andava tirato una pietra su uno, una pietra su un altro e sul terzo ci saltavo io. Quello in testa c'era un gatto. Non fa niente perché noi facciamo così e sfruttando l'invulnerabilità passiamo fregandocene altamente. Esci fuori. Ah, King Masso. King Masso, va bene. A posto. E lui come lo abbatto? Tirandogli addosso dei minimassi? Sì. Ok. Vai, fammi uscire altri e ti distruggo. Eccoli qua. Ma ci sono andato a sbattere. Ragazzi, me lo sento adesso sul terzo. Sul terzo colpo vado a sbagliare, volete vedere? E invece, a quanto pare, no. Let's go. Però non ho trasformazioni, non ho trasformazioni da parte, ma non importa perché abbiamo salvato la principata. È questo che conta. Sì, mo cado di sotto così per rifare tutto quanto. 10k però ce li prendiamo con stile, col mini Mario. Bene. 7080 punti, punteggio importante, importantissimo da tante cose, proprio fare 0 punti o 1 milione. Cambiamenti radicali. E vediamola con il suo attrezzo che ci apre il passaggio verso il quinto mondo. Quinto mondo. Eccolo qua. E quindi andiamo. Let's go.
Let's go. Oh, tutto viola questo mondo. Castello con la principata viola. E primo livello. Oh, il livello di Todd, lo adoro. Andiamoci a fare il livello di Todd. Capitan Todd e la casa dei fantasmi. Va bene. Allora, lì sono i fantasmi. Come al solito, 5 stelle per noi. E un tempo limitato per agire. Esce di qua. Ah. Facciamo così. Rimandiamo giù. Non è qui. Ah, adesso bisogna anche capire. Bisogna anche capire in che porte bisogna entrare. Tipo questa esce nel vuoto, quindi è quest'altra. Adesso questa esce sopra e cade di sotto. Ora non possiamo andare a finire. Cosa può fare? Far sparire i fantasmi. Allora, lì per forza di cose. Cosa mi ha colpito? Un bu. Ah, devo fare anche veloce. Sono tornato al punto di partenza. Non va proprio bene. Non va proprio bene. Allora. Vado di qua. Nah. Si stanno facendo abbastanza insidiosi. Allora, andiamo qui. Saliamo. Prendiamo la prima. Scendiamo. Porta interna. Porta di qua. Esce. Scendiamo qui. Scendiamo qua. Passiamo. Oh. Poi dobbiamo in qualche modo salire sopra. Per salire sopra dobbiamo sicuramente salire di qua. Ne ho prese 3, però ne abbiamo saltata una, quella lì su. Questa che cosa, dove andava questa? Nel vuoto. Ma non c'è niente sopra? Che quella porta lì nel vuoto è quanto sospetta.
Alquanto sospetta. Lì bisogna caderci. Facendo così. Blocca sopra. Sì. Ultima. Secondi. Saliamo qui. Sull'ultimo. Omega Boo. Perfetto. È intrecciato ma giusto. Intrecciato ma giusto. Va bene. A questo punto ci facciamo anche un livellino. Il primo. Primo qui al mare. Ce ne andiamo al mare. Tropico dei Koopa. Oh, il Tropico dei Koopa, qui c'è una chiave. E cosa fa? Dobbiamo prendere 5 chiavi al Tropico dei Koopa. Andiamo su quest'albero. Niente. No, veramente volevo fare un'altra cosa. Ma mi uccide sicuro. Qui non se ne viene a capo con questo guscio, quindi conviene fare manualmente. Oh, almeno un fungo. Iniziamo a tornare in noi. Con le statue dei Goomba non ci cambiano niente. E quindi passiamo qua. Oh, un punto di avvistamento, seconda chiave. Siamo nell'ordine giusto. Terza chiave lì. Chissà se vado a finire in acqua. No. E lì invece non so se ce la faccio. Secondo me no. Cosa sta succedendo? Che non lo sapevo io. Mannaggia. Allora, qui ci vogliono le chiavi. E questo è abbastanza chiaro. Chiavi protette da quei cosi. C'è un... Tanto urlare. Certo, con qualcosa che spari. Pensavo di gran lunga più facile.
Wow, la moneta è a go-go. La moneta è infinita praticamente. No. Oh, lo sapevo che stavo per degenerare. Da capo, interessante. Stavolta facciamo un po' più veloce, dato che bene o male sappiamo come vanno le cose. Le cose vanno che qui sopra c'è una chiave. Come ci sono arrivato prima? Ah, ok. La seconda. Possiamo fare il fugone di qua. Prendiamola anche la chiave di qua. No, 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 ho sbagliato proprio. Dov'è il mio premio? E questo che cos'è? Prima volta questo potenziamento lancia il boomerang. Non me lo faccio togliere questo. È davvero figo. Smette di entrare in questo tubo e fare tutto questo giro. Beccati questa, cioè, potentissimo. Ok, ci siamo. Quindi andiamo di qua. Devo riuscire a salire. C'è qualcosa qua nel dove non si può guardare. Che cosa diamine? Ok, salviamo Todd che ci darà una stellina. Ho una chiave. La stellina, l'ultima addirittura. L'ultima. Una è sull'albero lì. La quarta. E quindi la quinta. Qui devo buttare giù i mini Goomba tutti con un solo colpo di boomerang. E non è qua però. Manca una chiave. E la penultima è lì. Qui nei cespugli. Ora di morire al mare. E qua cosa c'è? Oh, attenzione. Ci finiamo tutti. Ok. Stella, ma più che la stella, qui la preoccupazione è la chiave. Cioè, finora abbiamo capito, le stelle sono belle, ci piacciono, ma la chiave? La chiave non si trova. Rompono col boomerang, sì. Oh, la stella nel Goomba.
Ho sbagliato a lanciare. Non te lo faccio prendere il guscio. Di ritorno. Lo mettiamo da parte uno, incredibile. Ma manca una chiave. Eccola. Andiamo qui. Cerchiamo di non suicidarci. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Quest'ultima chiave era abbastanza infrattata. Let's go. Bandierina. Veramente figa questa trasformazione col boomerang. Mi piace. E qui adesso? Ah sì, ce la ricordiamo come funziona. Ce lo ricordiamo. Qua meglio imbroccare dritto, perché sennò mi stavo veramente sperando che si riuscisse a saltare, ragazzi. Meno male, meno male. 3 stelle, alla fine abbiamo anche amplenizzato per cercare la chiave. Perfetto. Super mega combo. Let's go. Here we go. Livello completato. Benissimo. Sticker del guscio che spara fuori il Koopa. Interessante. Interessante. E con questa trasformazione pazzesca andiamo a sbloccare anche 2 nuovi livelli, il Bowser e il castello. E per questo video, ragazzi, è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like o un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.